Salve a tutti gli amici di News Formula 1, siamo pronti per raccontarvi il prossimo weekend del mondiale, il nono per la precisione, che avverrà sul tracciato Red Bull Ring di Spielberg in Austria, dove fra l'altro il nostro sito tornerà live sul tracciato per raccontarvi appunto dal vivo le emozioni del prossimo appuntamento iridato. Al prossimo appuntamento si arriva con una classifica che non sorride troppo alla Ferrari, né dal punto di vista dei piloti né dei costruttori, al contrario della vigilia della Francia, perché Hamilton, dominando il Gran Premio del Paul Ricard, ha operato il sorpasso in classifica su Vettel, portandosi ora a più 14 rispetto al meno 1 con cui arrivava dopo il Canada. Tutto questo grazie a una Mercedes perfetta sul tracciato francese, ma anche grazie alle follie di Vettel che alla prima curva, tentando di superare Bottas, ha buttato fuori il pilota della Mercedes, rovinando anche la sua gara e rimediando anche una penalità di 5 secondi. Dunque sarà una tappa in cui la Ferrari non potrà sbagliare. Se tornerà alle gomme classiche, non ci saranno quelle con le quali Mercedes vola, cioè a Barcellona, quelle usate a Barcellona al Paul Ricard, dove la Mercedes e Hamilton sono state imbattibili, e vedremo se torneranno le performance del Canada, dove la Ferrari è stata sicuramente la macchina migliore. Al Red Bull Ring negli ultimi anni si è assistito però comunque a un dominio delle frecce d'argento che appunto nell'era Power Unit non hanno mai sbagliato qui. 2014-2015 si è affermato Rosberg, 2016 Hamilton e lo scorso anno addirittura Bottas che in un finale in volata riuscì a precedere Vettel. Si arriva in questo appuntamento con dunque Ferrari e Mercedes che si sfideranno chiaramente nuovamente per la vittoria, ma sarà anche, lo ricordiamo, la gara di casa della Red Bull, l'appuntamento proprio casalingo della squadra austriaca, anglo-austriaca, che sicuramente ci darà a far bene, ha confermato con Verstappen la sua crescita nelle ultime due gare. Infatti l'olandese, lo ricordiamo, aver chiuso in terza posizione in Canada, addirittura secondo al Paul Ricard in Francia, e che dunque vuole sperare in qualche modo anche di potersi, diciamo, rimettere in mezzo alla lotta per il titolo, anche se ha annunciato che la vera caccia al titolo arriverà l'anno prossimo con il passaggio ai motori Honda. E dunque saremo lì noi di News Formula 1 in diretta per raccontarvi sul posto la gara austriaca. Ci risentiremo il venerdì per il Paddock News relativo alle prove libere. E dunque ci aggiorniamo venerdì. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale su YouTube e seguiteci sulla pagina Facebook. Arrivederci a tutti.